Gianni Colacione, 27 marzo 2012, stiamo in Piazza Navona in compagnia di Edoardo De Blasio del Movimento Liberale Antiproibizionisti. Ci illustra cos'è questo movimento e il suo campo d'azione. Grazie. Allora, innanzitutto saluto tutti quanti, sono il segretario nazionale dell'MLA, appunto Movimento Liberale Antiproibizionisti. È una nuova realtà politica nazionale che è soprattutto indirizzata per quanto riguarda le battaglie politiche sui diritti civili. Non soltanto questo, ma questo è un aspetto nostro fondamentale. Ci siamo infatti voluto dare subito questa etichetta con la nomenclatura antiproibizionisti perché la prima fra le nostre battaglie è appunto il fatto di ridare libertà e legalità al discorso dell'antiproibizionismo, del proibizionismo sulle droghe leggere. E su tanti altri aspetti che possono andare avanti per quanto riguarda anche altre proposte politiche, fra cui le coppie di fatto, le unioni civili fra omosessuali, fino ad arrivare al matrimonio omosessuale, il fatto della legalizzazione e della liberalizzazione della prostituzione in Italia, per tornare forse al vecchio concetto anacronistico, forse per alcuni ante legge Merlin, che però può essere in qualche modo riproposto in maniera giusta e contemporanea per combattere anche la piaga della prostituzione, fino ad arrivare a tante altre battaglie sui diritti civili. È un movimento giovane, è un movimento creato da pochi mesi da tre ex dirigenti del Partito Liberale Italiano, quindi vorrei ricordare il presidente Augusto Tagliati, che è una persona, non soltanto un amico, ma un grosso dirigente di MLA e presidente che in prima battuta ha creato questo movimento. Ricordo anche il coordinatore nazionale, che è Antonio Dacol, e tutti anche i vari coordinatori di zona, regionali eccetera, che sono stati nominati di recente e che stanno già lavorando con noi per portare avanti questo movimento. In pochi mesi abbiamo già fatto svariate migliaia di tesserati, che ci ha quasi colti di sorpresa, perché vuol dire che effettivamente non è soltanto per un discorso di meritocrazia di noi dirigenti che portiamo avanti queste battaglie sui diritti civili, ma quanto anche del fatto che i giovani e gli italiani si stanno svegliando e stanno capendo che questa attuale classe politica, che ormai si è di fatto commissariata con il governo o lo pseudo governo tecnico Monti, ma insomma queste sono mie riflessioni del tutto personali, si sta proiettando a quello che poi saranno le politiche del 2013 nazionali, che mi auguro possano dare veramente un grosso cambiamento e quindi possano determinare di fatto quello che ormai si sta profilando, quindi la fine della Seconda Repubblica, per andare verso una Terza Repubblica che, sempre fra i miei auguri, si possa caratterizzare da una classe politica dirigenziale migliore, più giovane, e che riprenda in mano i valori dell'etica di chi sostiene le battaglie politiche, e che possa dare lustro proprio alla figura del parlamentare o del senatore, della persona che è all'interno delle istituzioni e che deve essere assolutamente al servizio della popolazione e non al servizio di se stesso. Ma insomma, adesso non voglio fare polemiche. Cosa dirti di altro? Mi auguro che il nostro movimento continui a crescere con la stessa forza con cui sta crescendo adesso. Sono contento che su queste battaglie ci sia una bella unione, un buon rapporto personale anche con la Sterzi, che rappresenta ARA, e quindi anche di fatto anche con i radicali, con cui penso e mi auguro di poter iniziare oggi anche in futuro delle belle battaglie su queste varie tematiche che da liberali ci possono comunque unire. Non lo so. Edoardo, hai registrato, oltre a questo link con il mondo radicale antiproibizionista fin da tempi non sospetti, hai registrato qualche interesse da parte anche di altre forze politiche, essendo questo movimento che porta un nome in sé liberale, che ha una storia molto sedimentata, importante nella cultura politica italiana?
quindi tu dici un discorso di appartenenza. Anche altri movimenti si sono interessati a questo, io in questo momento abbiamo delle associazioni, sempre come la nostra, sempre diciamo ideologicamente di matrice liberale, che si stanno fondendo con noi. Questa è una sorta di anticipazione per andare verso un qualcosa che è poi un sogno di noi di MLA, ma spero possa essere anche condiviso anche un domani dai radicali, cioè il fatto di riunire le varie voci liberali per creare una costituente liberale seria che possa poi portare a questo paese quello che manca, cioè una vera grande voce liberale trasversale che possa riunire dai più progressisti anche un po' ai meno progressisti, ma comunque, perché poi ci sta e va da solo che ci sia anche nei grossi unioni politiche, nei grossi movimenti, nei grossi partiti, ci sta il contraddittorio e diciamo il confronto di idee, per cui questo non è, diciamo, non può andare a discapito di quello che può essere una vera grande unione, di quello che potrebbe profilarsi attraverso questa costituente appunto liberale, la creazione di un grosso progetto che può essere quello di creare un polo liberale per questo paese, cosa che esiste in tutta Europa e che sta dando anche grandi risultati anche dal punto di vista politico, quindi per poi affrontare le prossime elezioni del 2013 tutti uniti insieme con un unico scopo, con un programma politico condiviso per creare di riportare una vera grande forza liberale in Parlamento. Ringraziamo Edoardo De Blasio, gli facciamo auguri per il Movimento Liberale Antiproibizionisti. Grazie.